Certo, io penso che diciamo, i nostalgici delle differenze sono dei reazionari, sono dei, o perlomeno non voglio dire la parola reazionari, ma dei conservatori. Tendono a conservare l'esistente, il quieta non movere. Ora l'unità europea è sicuramente una prospettiva di progresso. A me pare indubitabile, insomma. E perché non dovremmo riuscire a realizzare questo sogno attualmente, che è un'Europa diciamo integrata, molto più giusta, molto più un'Europa solidale? Io sono giovane, non sono neanche il più giovane, ce ne sono tanti altri e tanti altri che si mobilitano indipendentemente dalla candidatura. Questo senza dubbio è un dato positivo in termini di rinnovamento, ma a noi non interessa la rottamazione in quanto tale, ci interessa senza dubbio il ricambio generazionale per quelli che sono i temi che porta la nostra generazione, il bisogno di risposta alla precarietà e un nuovo welfare, ma di macerie ce ne sono troppe, non ci interessa la rottamazione, ci interessa anzi una sinistra che sia in grado di mettere assieme le esigenze dei più anziani come dei più giovani, rifiutando ogni meccanismo di guerra tra poveri. La sinistra riprova nuovamente la strada dell'unità dopo le esperienze di rivoluzione civile della sinistra arcobaleno. Qual è adesso la formula, la ricetta per superare lo sbarramento e ritornare nell'ambito della rappresentanza? Ma io penso che la sinistra debba praticare l'unità soprattutto con quel blocco sociale da cui troppe volte si è separata. Io penso che il punto dello sbarramento si supera se veramente noi ritorniamo a essere la voce di operai, di precari, di disoccupate e di operaie, di precarie e di disoccupate. Penso che troppo spesso noi abbiamo puntato su un voto di opinione e non su un voto capace di dare voce alle conflittualità e alle vertenze che, per quanto frammentate, però ci sono e vanno assolutamente messe in connessione. E qual è la priorità dal punto di vista programmatico per la lista Tsipras? Occupazione e istruzione. Occupazione perché il 55% di disoccupazione giovanile al sud è più unito al lavoro nero e alla sottoccupazione, è una situazione non accettabile. Sì, al reddito minimo garantito, ci sia salario minimo garantito, oggi è passato in Germania, mi auguro che almeno da questo punto di vista imiteremo per la prima volta su una cosa positiva la Germania a livello europeo. Non c'è un po' di paura che il Movimento 5 Stelle possa sussumere questi punti programmatici? La nostra proposta è la proposta di un'altra Europa e la proposta di Grillo non è ben chiaro quale sia, nel senso ricordo perfettamente diciamo, la posizione assunta da Grillo diciamo, sulla questione del diritto di cittadinanza, diritto di sangue e diritto di suolo. Per me quella è l'Europa da cancellare.